Amici di Lecco FM, è partito il countdown per la rassegna Lecco Cine in Città che si terrà questo fine settimana presso lo spazio Teatro Invito e che è stata organizzata dall'Associazione Spettacolare con il contributo del Comune di Lecco e della provincia di Lecco. Siamo qui con il segretario dell'associazione Manuel Missana, che cosa ci attende? Ci attendono 2 serate belle piene perché l'11 e il 12 ottobre andiamo a proiettare diversi cortometraggi. La serata dell'11 è dedicata agli artisti lecchesi, ai registi della provincia di Lecco sostanzialmente, e invece nella serata di sabato 12 ottobre andiamo a proiettare, a far vedere a tutta cittadinanza lecchese i prodotti che arrivano da tutta Italia. Quest'anno arriviamo alla quarta edizione, ci sono delle novità rispetto alle edizioni precedenti? Sì, allora, una l'ho già detta, nel senso che quest'anno l'evento si è aperto a tutta Italia. Abbiamo fatto una specie di bando di partecipazione esteso a tutti i registi italiani e non solo, perché sono arrivati anche dei cortometraggi, dei lavori anche dall'estero, 4 se non mi sbaglio, e appunto abbiamo dedicato una serata apposta per loro. Un'altra novità di quest'anno: abbiamo istituito una commissione artistica che ha valutato i tanti lavori arrivati da tutta Italia per scegliere quelli un po' più belli, diciamo. Dicevamo quindi che l'organizzazione della manifestazione fa capo alla vostra associazione, di che cosa vi occupate nello specifico? Sì, noi come associazione principalmente ci occupiamo di fare dei laboratori per i ragazzi. I laboratori sono vari, tra cui canto, ballo, recitazione e cinema. Noi operiamo a Lecco ogni sabato dalle 15 alle 18 di ogni sabato, più o meno nel periodo scolastico, quindi da ottobre verso giugno più o meno. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento per questo venerdì e sabato 11 e 12 ottobre presso lo spazio Invito di Lecco. Perfetto. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi.